In questa puntata di Spazio Giallo si apre una nuova serie di video dedicati al caso enigmatico della morte di Liliana Resinovic. Questi interventi video seguiranno il percorso delle nuove indagini che in questi mesi dovranno chiarire e magari risolvere questo intricato giallo pieno di misteri. Ho intitolato questa puntata L'era Covalero, in riferimento all'amico di Liliana, Fulvio Covalero, già noto fin dall'inizio della scomparsa della donna, ma che da un po' di tempo, un po' di settimane, sta parlando della sua amica scomparsa, ipotizzando fatti, sospetti, raccontando pensieri in televisione e in rete. Ma cosa sa realmente quest'uomo? Questo e altro ne parlerò in questo video, seguitemi. Fulvio Covalero, che in questi giorni abbiamo, diciamo, visto più frequentemente in TV e in particolare ospite fisso insieme a Sebastiano alla trasmissione Quarto Grado, ormai comunque già era un personaggio conosciuto. Fulvio è coetaneo, credo, di Liliana Resinovic, ha affermato di conoscerla da quando avevano 16 anni, ai tempi del liceo, e quindi credo che siano più o meno coetanei. È un personaggio molto noto a Trieste, perché nel 2009 ha fondato un comitato, anche Obiettivo Trieste, che poi negli anni è diventato anche un partito politico. Lui si è, diciamo, candidato anche e si è sempre occupato delle problematiche di Trieste, delle opere incompiute, dell'ambiente, eccetera eccetera. Comunque in politica poi si è fermato e durante la sparizione di Liliana Resinovic si è molto attivato facendo anche ricerche e destando non pochi sospetti, perché tra le altre cose io a Fulvio Covalero l'ho nominato anche nei miei primi video, e nel secondo video in particolare che feci, adesso ne vedremo un pezzo, vi lessi il suo post su Facebook fatto pochi giorni dopo la scomparsa di Liliana. Sentiamo il pezzo. Caro conosciuto, hai passato un bel capodanno? Magari avrai aspettato la mezzanotte, pure brindato. La mia è stata alla 18ª notte, sempre uguale, sempre nella stessa posizione in cui mi hai abbandonato. Quasi 3 settimane fa, ricordi, vero? Quell'immagine, sono certa, non la dimenticherai mai, per tutti i giorni che ti restano da vivere. Ti auguro siano tanti, tantissimi. Non ti invidio. Ecco, da questo posto... Ecco, avete sentito che questo post è molto particolare e in me desto molti sospetti, nel senso che ho sempre avuto l'idea che Covalero possa aver visto prima di tutti, possa aver trovato prima di tutti il corpo di Liliana. Io l'ho pensato, ve lo dico, è una mia idea, ma ovviamente è una mia idea, non è nessuna, prima di tutto non è nessuna accusa, ma è una, ho immaginato questo perché da come parla, da come si è esposto, sembrava che qualcosa sapesse. In ogni caso, ripeto, in questi giorni, in queste ultime settimane è stato fisso, ospite fisso a Quarto Grado insieme a Sebastiano, e devo dire che Covalero si è subito distinto dal coro, nel senso che rispetto a tutti gli altri presunti amici, ha sempre dimostrato molto rispetto per Sebastiano, per Liliana, e è sempre stato molto cauto, non ha sospetti particolari verso Sebastiano, ma comunque si è sempre dimostrato fuori dal coro, nel senso che
non racconta episodi su Sebastiano, è molto discreto, e però in ogni caso ha destato molto sospetto anche nelle trasmissioni e in altre trasmissioni, perché lui ribadisce il concetto che immaginava che Liliana fosse in un bosco, messa lì un po' come se fosse spazzatura, e lui in una delle prime puntate sostiene che magari il vero responsabile dell'occultamento del corpo di Liliana avesse letto questo post e si sarebbe conformato alla sua idea e l'avrebbe messa in atto. In poche parole, il presunto colpevole più che altro dell'occultamento si sarebbe rifatto un po' alla sua idea. Questo ha destato molto interesse, potrebbe anche essere, è un'ipotesi abbastanza credibile, però c'è sempre il problema di perché una persona dovrebbe correre il rischio di andarsene in giro con una salma a metterlo qui, pensare di metterlo là e di confezionarlo in quella maniera. Non è pensabile una cosa del genere, anche se si possono fare mille ipotesi sul decesso, anche per cause naturali, ma trasportare così un corpo, addirittura si ipotizza di essere stato caricato in macchina, mi sembra un po' una situazione che in ogni caso non può essere ancora provata, e non ci sono elementi ed indizi che dimostrano questo. Poi ha incominciato comunque Covalero, sentendo anche le sue varie interviste, ho seguito una lunga intervista anche su YouTube, su un canale che si è concesso, lui comunque difficilmente si sottrae a qualche intervista, è piuttosto disponibile. Ho seguito questa intervista dove lui comunque chiaramente lascia intendere che ha dei chiarissimi sospetti verso l'amico del cuore di Liliana, anche lui tra virgolette amico del cuore, ha grandissimi sospetti verso la figura di Claudio Sterpini. E questo è facilmente intuibile, l'ho capito io, ma lo avranno capito tutti. Prima di tutto ha dubbi, anzi certezze, che in relazione non c'era tra i due, relazioni amorose, è tutto un fatto inventato da Claudio secondo lui, ma anche secondo me, come ho sempre detto, non l'ho mai nascosto, e che questa amicizia avesse solo basi affettive, insomma, soprattutto Liliana verso di lui, una vecchia amicizia di lunga data legata anche un po' alla passione in comune che era lo sport, le maratone, eccetera eccetera. Questo però non era la stessa cosa per Claudio, che poi, come abbiamo visto, è un soggetto che ha bisogno di essere sempre al centro dell'attenzione e di, diciamo così, anche di inventarsi, secondo me, queste storie per dare fastidio un pochettino a Sebastiano. È chiaro che sono azioni anche provocatorie, evidentemente c'è astio tra i due, soprattutto Claudio verso Sebastiano, per vari motivi. Questo è stato messo in evidenza anche da Covalero, che comunque è molto sibillino a volte nei suoi discorsi, tanto è vero che anche la ex PM Carmen Pugliese è stata molto dura con lui, dicendo che se ha qualcosa di importante da dire deve dirlo alle autorità e agli organi competenti, deve essere chiaro se proprio vuole aiutare a risolvere questo caso, ed è normale che così, perché in questa nuova fase di indagine c'è comunque bisogno di un valido supporto anche da parte di questi amici, che fino ad adesso hanno fatto solo gossip, in poche parole, dato solo indizi che non servono a molto a risolvere il caso, e Claudio secondo me adesso è nell'ombra, perché Fulvio Covalero adesso è un po' al centro dell'attenzione con le sue affermazioni, e Claudio secondo me, ma già lo sta facendo, già sta incominciando, secondo me tra poco verrà fuori con una storia che deve spaccare, insomma deve spaccare i video e già qualcosa sta dicendo, ad esempio sta cambiando un po' versione, sta dicendo
dicendo che questo omicidio, perché per lui è un omicidio, lo sapete, ha un movente economico, c'è di mezzo una banda criminale o un killer che magari è stato assunto, è un omicidio su commissione, e indovinate un po' cosa ha lasciato ad intendere chi sarebbe il mandante, penso che l'avete capito. E anche questo movente economico, questa banda di criminalità organizzata, un killer su commissione, insomma, cose che non hanno nessuna base, nessuna prova, nessun indizio neanche su questa cosa. La situazione economica di questa famiglia, tranne i molti denari contanti che c'erano in casa, ma questa è anche una questione di mentalità, tenere del contante in casa. Io ad esempio preferisco averne pochissimi per una questione di sicurezza, ma c'è qualcuno che magari anziché fare il deposito in banca se le tiene in casa. Comunque le cifre, non stiamo parlando di il tesoretto che tanto si è parlato di Liliana, cioè 50.000 o 70 80.000 per una persona che ha sempre lavorato in una situazione comunque ben retribuita, è chiaro che negli anni anche la liquidazione, cioè, anzi io credo che queste cifre non siano poi tanto elevate. Anche un operaio dopo anni di lavoro, quella cifra ci arriva senza problemi. Stiamo parlando comunque di persone che non avevano particolari problemi, ecco, potevano permettersi vacanze, qualche capriccio, ma è normale, è normalissimo. Non avevano poi tante cose che potevano destare sospetto. Io ho questa idea, il movente economico, il movente della criminalità organizzata. Addirittura Claudio ha lasciato intendere in dei recenti interventi che ci sarebbe sotto qualcosa di grosso, qualcosa di losco, ma dico, sono discorsi che comunque ancora una volta vengono fatti senza nessuna base. Se sapesse qualcosa di più concreto e provante, che lo andrebbe a dire agli inquirenti, anche perché credo che in questo periodo saranno molto attenzionate alcune persone, tra cui lo stesso Claudio Steppin sarà secondo me molte volte convocato per dare conto anche di certe cose dette e non dette. Anche Covalero comunque è affiancato anche da un personaggio che abbiamo visto anche a quarto grado, una certa Paola Calabrese. Lei si è presentata dicendo che è laureata in farmacia e che insegna chimica, non so in quale istituto, ma in rete potete trovare qualche informazione su di lei, io l'ho fatto. Pare che sia anche lei impegnata in quest'ultimo periodo, anche affiancata da Covalero per un discorso politico. Vedremo dove porteranno queste cose. Comunque, a parte questo, della vita personale non ci interessa, e si è affiancata a Covalero, usa anche molti canali YouTube per i suoi interventi, tra cui anche in alcuni video di Paolo Amaro, di Castellano e altri canali. Ha fatto degli interventi e si sono soffermati anche su una sostanza che è stata trovata sul corpo di Liliana, una sostanza chimica, l'otto idrossichinolina, credo di averlo detto bene. È una sostanza che comunque Covalero ne ha parlato anche lui su quarto grado, io quello ho visto, e dove dice che questa sostanza non doveva trovarsi sul corpo di Liliana perché è una sostanza che non si trova. Anche la stessa Paola Calabrese ha detto che è una sostanza che non può essere reperita facilmente, tranne che non si tratta di personaggi con una partita IVA che operano nel campo agricolo o altri campi che hanno particolarità, hanno esigenza di fornirsi di questa sostanza. Non è vero, perché comunque anche Covalero ha insistito col dire che non si trova questa sostanza. Non è vero, questa sostanza
ovviamente presa allo stato puro, fa male, è tossica, come tante altre sostanze, non è facilmente reperibile allo stato puro, però è contenuta in piccole percentuali in molte sostanze, in molti prodotti, ad esempio nella crema depilatoria. Nella crema depilatoria c'è questa sostanza, all'8-idrossichinolina, nella tintura per capelli, in alcuni saponi, in alcuni detersivi e in altri, anche nell'acqua ossigenata, pare che si trovi questa sostanza. L'ha detto anche Paola Calabrese, però si sono un po' contraddetti, perché anche Paola Calabrese era di questo avviso, di questa idea, non si trova, non si può trovare in commercio, non si può facilmente comprare, anzi è quasi difficile, è impossibile che si sia procurato una sostanza del genere. E poi mi va a dire che nell'acqua ossigenata c'è questa sostanza che avrebbe potuto contaminare il corpo di Liliana, perché questa sostanza, dice lei in un'intervista che ho seguito io, viene usata anche per pulire i pozzetti, i congelatori. Dove si vuole arrivare, signori? Si vuole arrivare che Liliana sia stata messa in un congelatore dove c'era sostanza, questa sostanza che è stata contaminato il corpo. Tutto è fantasia, un pochettino. Io, per carità, rispetto tutte le idee. Non ho niente contro queste persone, anzi, io seguo assiduamente, vi metterò in descrizione, vi metterò anche questo intervento di Paola Calabrese che ha fatto su un canale dove dice tutte queste idee. Io vi metto in descrizione questo video in modo tale che potete seguirlo e farvi un'idea. Quindi io li seguo questi video. Io seguo questi video. Però non posso sottrarmi a fare le mie osservazioni, non è che ho qualcosa contro queste persone, no, per carità, anzi dicono anche cose interessanti che però non portano a una spiegazione logica. Se l'8-idrossichinolina è presente in tutti questi prodotti è un indizio molto labile che non porterà a nulla, e anche il Covalero che dice che ha visto le foto del cadavere di Liliana con le formiche morte. Abbiate pazienza, non ha nessuna importanza di prova. A parte che mi ha dato molto fastidio sentire che girano a Trieste le foto del cadavere di Liliana come se fossero figurine dei cacciatori. Questa cosa mi ha dato molto fastidio ed è l'unica cosa che secondo me ha detto Covalero che poteva evitare di dire, perché comunque sì, è vero, magari è vero, cioè girano queste foto, ma le perizie si fanno al momento, dal vivo, con la salma vista non dalla foto, ma dal vivo, e dalle foto si può dire poco, non si può fare una perizia da una foto, perché poi queste foto che girano da mano in mano possono essere anche facilmente ritoccate e non hanno nessun valore probatorio di prova. Quindi sono un po' di fantasie che anche Covalero cavalca, insomma, e anche lui, diciamo, sì, per carità, fa bene a parlare, però dovrebbe essere un pochettino più come si suol dire, con i piedi per terra. Perché o si hanno veramente fatti concreti oppure è meglio tacere, come anche ha detto la dottoressa Calabrese, che verso questo personaggio secondo me già ha le idee chiare. Comunque, questa è la situazione che attualmente gira e secondo me, ripeto, questi 25 punti da chiarire e da approfondire che la procura dovrà portare avanti porteranno ben a poco, perché comunque molti di questi punti già sono stati vagliati, già sono stati valutati. Sì, qualcuno addirittura è stato omesso, quindi si dovrà fare, però secondo me porteranno a nulla. Vedrete che non ci sarà nessuna svolta, anche se valutiamo il fatto che hanno deciso di prendere il DNA a Pier Giorgio, il figlio di Sebastiano, capirete che è un'azione inutile. Perché è un'azione inutile? È un'azione che non serve completamente a nulla, perché se il DNA di Sebastiano è risultato completamente incompatibile con quelle tracce trovate sul cordino e su altri punti,
capirete che anche il DNA del figlio sarà totalmente incompatibile, tant'è vero che a volte non avendo a disposizione una persona per fare il confronto del DNA, molto spesso si usa prendere il DNA al fratello, al padre, proprio perché è possibile fare questo tipo di confronto anche in mancanza della persona interessata. Quindi questa azione è completamente inutile e la procura l'ha proposto per calmare un po' gli animi di parenti e amici che hanno creato un po' di tensione anche da parte degli inquirenti. Non dimentichiamo che sono stati fatti degli eventi, è stato molto mediatico questo caso, anche nel giorno in cui si doveva decidere se prolungare l'indagine, familiari e amici si sono riuniti in zona procura per manifestare in modo pacifico e silenzioso la loro volontà di andare avanti nelle indagini. Quindi quando si creano queste situazioni è chiaro che gli inquirenti vogliono dare qualche risposta. Secondo me questo è il caso, prendere questo DNA. Comunque il figlio di Sebastiano è totalmente estraneo ai fatti, era in tutt'altro posto, e anche la storia che Sebastiano l'avrebbe aiutato con la corda a trainare la macchina, Sebastiano ha dato tutta la descrizione dell'evento, il figlio era rimasto impantanato con l'auto, lui ha chiesto una corda agli amici, ma gli amici ci hanno costruito su una teoria, un'ipotesi assurda, che doveva fare Sebastiano con questa corda? Alla fine si è ingegnato lui a mettere su delle funi, ha fatto vedere come si è come se l'è cavata in quella situazione, ha messo su delle funi che aveva nel cofano della macchina e è andata ad aiutare il figlio, l'ha tirato fuori da questa canaletta che gli impediva di marciare con l'auto. Insomma, è stato chiaro nella sua descrizione, ha descritto tutto, non c'è altro da aggiungere, il figlio è fuori da ogni sospetto, come lo è anche Sebastiano. Comunque questa nuova fase di indagine, anche esaminando questi altri elementi, vedrete cosa porterà. Per concludere mi pongo e vi pongo una domanda che esigerebbe un chiarimento, una risposta. A questa tesi di Covalero e molti altri, dove vedrebbe il 14 dicembre, giorno della scomparsa di Liliana, incontrare per strada un personaggio a lei ben conosciuto, con cui sarebbe nata una violenta discussione, durante la quale ci si sarebbero state delle percosse ai danni della signora, deceduta per questo poi per uno scompenso cardiaco. Poi il colpevole avrebbe confezionato e occultato nel bosco il cadavere di Liliana. Perché Liliana quel giorno allora lascia a casa telefoni, soldi, documenti, fede nunziale, Green Pass, che in quel periodo era indispensabile? Perché lo fa? Fu aggredita in casa, diranno molti, ma vi ricordo che Liliana è stata individuata dalle telecamere di sorveglianza ed era tranquillamente in strada che passeggiava da sola. Anche perché bisognerà chiarire l'epoca della morte, dove è stata Liliana, il tempo è passato e il cadavere purtroppo potrà dirci poco, perché il tempo appunto fa il suo corso e quindi sarà comunque un'ardua impresa e vedremo come si metteranno le cose in questi giorni. Vi saluto e alla prossima.